Salve, allora io sono una volontaria della Lega e come associazione abbiamo in gestione un canile sui Monti di Eboli e anche noi abbiamo avuto una segnalazione per questi cani e quindi appena sono arrivata qui ho trovato, il primo giorno che mi hanno segnalato i cani, ho trovato questi cani legati ad una catena cortissima e in pratica chiusi in una baracca senza né acqua né cibo e in condizioni, cioè vivevano nei loro escrementi, cioè dormivano, mangiavano, facevano, cioè la loro vita quotidiana si svolgeva lì e niente, quindi abbiamo provveduto a segnalare questa situazione di degrado alle guardie ecozoofile salernitane. Sì, noi in effetti siamo stati chiamati su Eboli per una segnalazione di maltrattamento di tre cani, in effetti. E una volta giunti constatavamo che questi tre cani venivano trovati in condizioni pessime igienico-sanitarie, nonché uno dei tre è anche visibilmente deperito, quindi pensiamo che da diversi giorni non mangi. Oltretutto siamo in questi frangenti, stiamo cercando di identificare il proprietario in quanto la struttura dove sono stati rinvenuti i cani non sono di proprietà privata, bensì è una struttura pubblica, quindi il tutto rende più difficile l'identificazione appunto della persona. Una volta identificato poi sarà denunciato per prassi, per maltrattamento animale, cattiva detenzione.